L'appuntamento di mercoledì 6 dicembre, per ritrovata a tutti, rassegna stampa di Telemia in diretta dallo studio centrale con i quotidiani calabresi. Facciamo il punto di quelle che sono le notizie più importanti della giornata. Come al solito anticiperemo le prime pagine, poi analizzeremo, e approfondiremo l'interno. Subito l'apertura che riserva il quotidiano Edizione Calabria, il vertice internazionale a Villa San Giovanni G7 in Calabria, le strategie del commercio. Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani annuncia per luglio la riunione globale dell'Export, un messaggio positivo per rafforzare le esportazioni del nostro Paese in tutto il meridione. Spazio ai temi anche della sanità, numero unico 112 La Calabria al Via, il sistema del tutto operativo da marzo, qui vedete Chiuto Tajani, piante e dosi e messola in foto. E poi lotta al crimine, nove arresti a Isola Scoperta Novandrina che da 30 anni teneva in pugno Marinella, qui località Marinella a Isola Capo Rizzuto. Il caso emissioni, direttiva ETS messo l'abbiamo dimenticato, i nostri porti e su Gioia Tauro non bastano ammissioni di distrazione di massa. Consiglio regionale, via libera al DEF, botte e risposta sul DDL Calderoli, il PD, ci date ragione. Minenna, noi oggettivi. Qui intanto l'assessore Minenna nel suo articolato intervento. Per quanto riguarda l'intervista, oggi Giussi Camminito, una sindaca al centro del mondo, qui la prima cittadina di Villa San Giovanni. Poi dalle province, Catanzaro, Consiglio, dibattito in aula e nessun voto, manca il numero legale a Reggio Calabria, confronto sulla sanità nella Locride, a Vibbo. L'ospedale Iazzolino ricoveri sospesi nel reparto di psichiatria. A Crotone ecco come sarà la nuova questura. Bovalino, sgominato una banda di latri d'appartamento, spazio alla cronaca dal comprensorio Locredè, più viaggi aerei, la Mezia tra le mete più care. Andiamo avanti, musica, mannoia e re arrivano in Calabria, teatro Giuseppe Zeno, travolto da un insolito destino, subito il taglio alto, il titolo sottotestata, fai ciò che ritieni meglio per salvare vite, la Humanity 1 era autorizzata a intervenire, le comunicazioni tra il capitano della nave fermata a Crotone e il centro di coordinamento marittimo, siamo a Gazzetta del Sud che riserva questa apertura, la centrale delle emergenze è realtà, attivo da ieri anche in Calabria. Il numero unico 112, lo start alla cittadella con i vertici di Unione Europea, Governo e Regione. E il vicepremiere Tajani a luglio il G7 del commercio si riunirà a Villa. E qui vedete in foto il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, nella sala della centrale unica del 112 alla cittadella con il vicepremiere Antonio Tajani e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e Roberta Messola, presidente del Parlamento Unione Europea. Le notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, la gang della droga al rione sbarra in 20 a processo a reggio il processo all'Aula Bunker e poi Locride sgominata la banda dei furti. Tre ai domiciliari, altri due indagati sono tutti imparentati tra di loro. I carabinieri chiudono il cerchio su una raffica di colpi notturni nel mirino negozi e abitazioni, la refurtiva spesso piazzata online. Tra Europa e Italia, patto di stabilità, Giorgetti concreto sul salario minimo, ancora scintille. E poi per quanto riguarda la morte di Giulia ci spinga a cambiare delitto cecchettine Il saluto di Papagino ai funerali a Padova migliaia di persone. Un'enorme commozione. Continuiamo regione dal Consiglio, luce verde al bilancio consolidato, siamo già alle notizie di Spalla di Gazzetta, Reggio indennità illegittime, l'ASPE vuole recuperare le somme erogate, Villa San Giovanni Caminiti all'incontro dei 5 Stelle sul ponte esecutivo incoerente, Gioia Tauro finalmente iniziati i lavori di pulizia del fiume Budello, le condizioni del fiume invaso da vegetazione e detriti destano preoccupazione ogni inverno. Medici e infermieri uniti adesione allo sciopero dell'85% sanità pubblica in piazza contro la manovra e poi la grande fuga dal mezzogiorno. Il rapporto Svimez evidenzia un grave allarmante spopolamento. L'aumento dell'occupazione in un contesto di precarietà non allevia il disagio sociale. Era questa l'ultima notizia di Gazzetta del Sud. diamo un'occhiata al nostro portale www.telemia.it Rosarno, l'intoccabile domenica arena per i collaboratori di giustizia e ancora Isola e manette nuove esponenti della nuova Andrina di Marinella notizie che abbiamo anche già anticipato nei quotidiani di oggi e poi l'Ocre dei Carabinieri, ieri hanno smantellato un'organizzazione criminale specializzata in furti. Lasciamo il nostro portale, ritorniamo sui quotidiani calabresi, come al solito la prima testata che andiamo ad approfondire ad analizzare è Gazzetta dell'S sud, Giorgetti e la nuova stabilità europea, no a regole impossibili e dannose. Qui vedete Giancarlo Giorgetti in foto, il governo non può andare contro gli interessi nazionali. La posizione italiana, eh, scorporo spese, difesa, spazio a investimenti per la transizione, da 4 a 7 anni per aggiustamenti. Il ministro dell'economia davanti alla Commissione bilancio in vista del vertice Ecofin, troppo più vincoli frenano lo sviluppo, debito e deficit giù con calma. E poi a fianco crescita col freno tirato, non si va oltre lo 0,7%, l'Istat aggiorna le prospettive, un dato che coincide nel consuntivo 2023 e nelle proiezioni 2024. Solo migranti salvati in acque extra-Unione Europea potranno essere trasferiti in Albania. Inevitabile e ovvia correzione di rotta nelle DDL di ratifica varato dal Consiglio dei Ministri. Previsti oneri per 200 milioni di euro l'anno, le strutture equiparate a zona di frontiera o transito. Patto sulla migrazione via al complesso negoziato e poi intervento post-calamità, ora procedura uniforme, approvato il DDL4 in Consiglio dei Ministri. Modello unico per certezza, durata, stabilità e velocità dei processi, tutte le novità. E qui è Danello Musumeci, ministro della protezione civile. Continuiamo sempre con Gazzetta, la pagina numero 3: medici e infermieri. Pazienza finita. Ieri lo sciopero nazionale con l'85% di adesioni e un milione e mezzo di prestazioni saltate. I sindacati dettano le modifiche in manovra. La Premier ci convochi. Crescono i viaggi della speranza, calabresi e siciliani cercano cure al nord, questo è il dato che emerge. In povertà sanitaria, 427 mila italiani al sud scontano anche il gap strutturale e professionale. Salario minimo, le opposizioni ritirano le firme, bagara alla Camera, l'emendamento del governo stravolge il testo Lira intanto di Conte e lascia lei in sede del PD e qui l'ex Premiere, vedete in questa foto. Il passaggio al mercato libero delle forniture energetiche paracadute per i consumatori. Quote d'ingresso non stagionali, Colf e Badanti una valanga di domande, poi a il Legge dai mutui al concorso ecologico alta la disparità dei questionari e poi il PD sceglie Funaro si sì, di Calenda, Renzi lancia in pista Saccardi, amministrativa a Firenze e rottura e poi Vannacci all'attacco, il libro vola e mi difenderò da solo, i fari sull'attività in Russia per quanto riguarda le altre notizie andiamo subito ad occuparci di quelli che sono i temi prima dello sport e poi i temi calabresi da qui alla fine di questa prima parte di rassegna stampa. La Lazio ha battuto il Genova 1-0, vola ai quarti, la formazione di Maurizio Sarri, Napoli, ultima chiamata a scudetto ma la Juve vuole sognare in grande la prossima sfida di campionato tra Torino. E a Torino tra Juventus e Napoli. Per quanto riguarda le Calabresi, Catanzaro intruso di lusso ai vertici. Foresti dobbiamo chiudere al meglio l'anno e mettere fieno in cascina per l'inverno, dice la matricola gelorossa continua a stupire difendendo una posizione in classifica veramente da applausi, Complimenti al Catanzaro per questo avvio di stagione tra le vere protagoniste di questo campionato. Continuiamo, ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie, le calabresi che lavorano intanto in vista dei prossimi impegni e adesso le pagine regionali Calabria. In funzione la centrale operativa del 112, la presidente Messola, i ministri italiani e Piantedosi allo start. Della struttura che gesterà il servizio di emergenza unico europeo. Con lo stesso numero si chiederà l'aiuto di un'ambulanza, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Il governatore Occhiuto, quando ci siamo insediati, eravamo gli ultimi nel Paese in questo settore, dice qui Roberto Occhiuto, in, qui con Roberta Messola, Alberto Zurzo e Matteo Piantedosi. Nella centrale del 112. Intanto, Tajani, il G7 arriva a Villa: un assist per le europee. A luglio, il vertice sul commercio. Le parole del vice premier e Messola tese a rafforzare il feeling con occhiuto. Garantire a tutti i giovani il diritto a praticare l'attività sportiva. Siclato protocollo con Sport e Salute, la Regione stanzia 800.000 euro per finanziare 1.600 voucher destinati a calabresi dai 14 ai 24 anni. Il presidente Mezzaroma sull'iniziativa Siamo pronti a replicare qui i nostri modelli. E qui vedete l'intervento di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute. Per quanto riguarda le altre notizie abbiamo anticipato la news che riguarda il Consiglio regionale. Al Consiglio regionale i conti tornano, via libera al bilancio consolidato 2022. Ricordate anche le vittime dell'incidente ferroviario sulla Sibari Catanzaro, Minenna. Numeri eh, Adamantini dice evidenti il cambio di passo. Eletti T. Ernesto Siclari, garante delle persone disabili e Antonio Lomonaco, garante delle vittime di reato. A fianco alla mezza terme, etiche agricola, firmata la Carta dei Valori, responsabilità sociale e ambientale. La Sicla alla Regione ha segnato la chiusura. Per quanto riguarda le altre notizie, ci occupiamo della pagina di Reggio, come al solito spazio ai temi che riguardano. Il Regino, il G7 del commercio internazionale, si terrà ad Alta Fiumara a luglio 2024. Ieri l'ufficializzazione del vicepremier italiano di Forza Italia. Cannizza risulta sarà una vetrina mondiale per Reggio, dice la Calabria, che potranno fare conoscere le loro bellezze. Promessa mantenuta, Tajani lo scorso luglio aveva annunciato l'idea. Ieri l'ha ufficializzata. E ancora a fianco gli eventi del Natale, ancora una volta sono Reggio uh, Centristici. Centrici e la denuncia di Forza Italia. La convenzione di, da 340.000 euro con la società Sviprore alimenta il dibattito, dunque, eh, gli eventi natalizi ancora una volta sono Reggio Centrici e, come riporta questo ampio servizio nelle pagine di Reggio, l'ennesima forzatura per correre in aiuto dell'ente capofila arrivato in ritardo e con poche idee. Ancora delle leghe della Metro City, qualcosa si muove a Reggio Calabria, incontro tra il sindaco Falco Matà e il governatore, vedete qui faccia a faccia tra Falco Matà e Roberto Occhiuto. Proseguiamo sempre con quelle che sono le notizie della giornata e ci occupiamo adesso della pagina 24, la cronaca, stupefacenti e sequestro di persona, al via il processo d'appello, sbarre. All'aula bunker i 20 imputati già giudicati dal GUP, 18 condanne e 2 assoluzioni. Il il cuore dell'accusa resta la vendita di cocaina e marijuana nell'ex rione, Guarna e Caridi e sul Viale Calabria. E poi tra le accuse anche ricettazione e armi. Qui l'approfondimento della notizia nel fotino numerosi imputati affronteranno il processo in regime di detenzione. Continuiamo eh, per quanto riguarda la pagina di Reggio, Araba Fenicia, Soluzioni e di Sequestro di Beni. Cadono le accuse per gli Autolitano, questo per la giudiziaria, la difesa, l'intestazione fittizia non idogna a deludere le misure di prevenzione. E poi evade dai domiciliari, condanna in continuato. Il tribunale accoglie la richiesta. Riconosciuto nel suo agire un pensiero criminoso solitario e pre, ele, preordinato. Intanto, al Reggio l'addestramento degli allievi del 142 Corso alla Scuola Fava e Garofalo, fase di formazione per 700 futuri carabinieri. Previsto un ciclo di studi tra materie tecnico-professionali e moduli didattici. Continuiamo per quanto riguarda ancora Gazzetta del Sud, siamo già alla Tirrenica, tra poco le notizie della Ionica con in primo piano quelle del comprensorio. Bagnara Calabra, trasporto scolastico, un servizio da ampliare. Invece a Villa Ponte il no dei 5 Stelle motivato e non ideologico. Il dibattito organizzato dal Movimento Conte, approccio laico a differenza delle destre, dice il sindaco Camminiti. Abbiamo bisogno di opere preliminari. Al ponte non di quelle compensative, dice la prima cittadina di Villa qui nel suo intervento. A Santo Femmia da Spromonte, due interrogazioni sul cimitero e caserma. E il gruppo di minoranza chiede la trattazione nella prossima seduta. Qui Francesco Papalia, consigliere del gruppo di Santo Femme, è viva Campo Calabro, sempre nel regino la passione civile contro il femminicidio. Protagonisti gli allievi dell'Istituto Comprensivo Campo San Roberto. Invece, per quanto Riguarda la pagina 27 apri battenti il Natale Palmese. Oggi alle 18 l'inaugurazione delle luminarie e i primi spettacoli. Ricco programma di eventi che occuperà un mese intero fino al 6 gennaio. Qui Roberto Filippone, il consigliere con deloga lo spettacolo all'interno dell'amministrazione di Palmi. Albanese, il sindaco di Giffone, Ligne Taurenzi, fino ai centri più interni, l'intervento del sindaco dunque di Giffone qui in foto che da poco ha riterato le dimissioni, esisteva già un progetto per allungare la tratta da cinque frondi. E poi ad Anoia, escalation di furti nelle case adesso e allarme qui Alessandro De Marzo, il sindaco di Anoia. Le parole sono importanti, due giorni sulla disabilità alla scuola media Pasquale di Taurianova, basket in carrozzina e riflessioni sulla quotidianità. L'open day culture alla casa natale Ierace a Polistena il 10 e l'11 dicembre. Saranno illustrati alcuni progetti del comune come la biblioteca digitale. E poi due notizie in breve, la prima nella villa comunale venerdì a Cittanova, l'inaugurazione del Natale Cittanovese a Polistena, Tripodi, il sindaco attivare la neonatologia. Lo chiede il primo cittadino polistenese per l'ospedale della città. Ancora con le notizie della Tirrenica, Gioia Tauro, il centro commerciale di Via Roma, si è spostato sulla 111 e sulla strada provinciale 1. Il laboratorio politico Alleanza Gioiese ha incontrato gli esercenti. Le amministrazioni non hanno mai pensato a un piano di rilancio. Qui vedete, Dario. Manuli di Alleanza Gioiese e un'immagine della centralissima Via Roma di Gioia Tauro. Sul corso cittadino diversi magazzini, anche storici, hanno scelto di abbassare le serrande. Continuiamo con Rosarno, Vigil Urbani Italiano Bacchetta Martino, un consigliere comunale ha diritto di intervenire, un candidato al concorso no. Qui vedete Filippo Italiano, consigliere comunale di opposizione in foto. A Gioia Tauro è iniziato invece l'intervento di pulizia del budello, impegnato il personale di Calabria Verde. Con questi lavori si potranno mitigare i rischi idraulici in vista della stagione invernale. E ancora i lavori di Calabria Verde per la pulizia del budello, qui vedete in foto in azione per ripulire il budello la Gioia Tauro a San Luca, due scuole in missione per riabilitare polsi, non solo folcore, ma fede e cultura nella terra di Corrado Alvaro. Qui intanto i dirigenti Fortunato Suraccia e Domenico Pirotta. Anche sì, qui si vede il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo. Evidentemente c'è un errore nella foto. I disturbi mentali e la violenza di genere, gioia Tauro, il convegno organizzato dal Rotary e dall'associazione Kairos. In una sala delle cisterne gremita sono stati analizzati alcuni fattori scatenanti. Per quanto riguarda adesso la parte finale, con le notizie di Gazzetta del Sud, ci occupiamo di Ionica, area Grecanica, gli imprenditori reggini conquistati da Stargate, progetto di contrasto alla povertà educativa nell'Area Grecanica. Proficua sinergia tra Fondazione Cesbi e Cereso. Palizzi basta furbetti nei mercati rionali, invece all'Ocri apertura col botto per il Festival Locre l'Ocri al Teatro, al Palazzo della Cultura. Protagonista principale la violinista eh, coreano-americana Ellie Hsu. Al Marconi si inaugura invece Edu Green, il nuovo laboratorio dell'Istituto di Siderno. Sarà presente anche la vicepresidente della giunta regionale, Princi. Qui intanto Maria Giuliana Fiasche, dirigente scolastico dell'Istituto Marconi. A Montebello grande partecipazione alla pedalata cicloturistica, invece a Bovalino riscoperta a Matera il pane nero di Africo, protagonista al forum dedicato al cammino di questo alimento. Gli esperti hanno rilevato importanti qualità nutraceutiche. Vedete qui intanto Domenico Bennardi insieme con Domenico Modaffari, che è il primo cittadino di Africo. Per quanto riguarda la parte finale, la Conclusione, dedicata alla Ionica di Gazzetta con le notizie. È sgominata la banda dei furti, domina questa notizia di cronaca quest'oggi. In tre ai domiciliari, uno all'obbligo di firma e un indagato a piede libero. Sono tutti imparentati tra di loro. I carabinieri hanno fatto luce su una serie di colpi notturni nella locride, nel merino negozi, abitazioni private, la refurtiva spesso rivenduta online. Vedete qui in azione uno dei fotogrammi analizzati dai carabinieri nel corso delle indagini. Base operativa a Valino e Modus operandi studiato nei minimi particolari. Roccella, guerra alla plastica, arrivano gli incentivi. Invece, per quanto riguarda il confronto a Palazzo Campanella tra Falcomataio e Occhiuto, sanità territoriale nella Locride, rinnovato il quaderno di idolianza. Alla riunione anche la direttrice generale dell'ASP di Furia, generale dell'ASPE di Furia e una delegazione di sindaci. Qui infatti vedete la di Furia, torre. Generale dell'ASPE insieme ad Occhiuto, Calabrese, Maesano, Fragomeni, Falcomata e Fontana insieme ad alcuni sindici. Aspettando il Natale, la Marina Di Gioiosa, ha comodato in piazza lo start oggi pomeriggio con il ballo dei giganti che sfileranno per il paese. Qui vedete in piazza un momento della prima edizione di questa iniziativa che si rinnova oggi. Giornata della festa anche di San Nicola. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie, Gazzetta del Sud in archivio per quelle che erano le notizie più importanti di questa prima parte, adesso col quotidiano all'interno in sintesi quello che sta accadendo nel conflitto medio-orientale e poi tutti i temi che riguardano naturalmente la Calabria. Iniziamo ad occuparci dunque ad analizzare il conflitto che prosegue, la Russia pronta ai negoziati con l'Ucraina, il portavoce del Callino. Pescov qui in foto Vladimir Putin. E poi Zaleski parlerà ai senatori statunitensi, catturato invece il capo del comando che fece evadere Artemus, il figlio di un politico russo fuggito a marzo dall'Italia. Continuiamo ancora con il quotidiano del sud. Ieri i funerali di Giulia, e approfondimento. La pagina numero 4: vedete, ora ti vedo in mezzo alle stelle migliaia per dire addio a Giulia per l'ultimo saluto. E poi migranti. All'interno di pagina 5 fai ciò che ritieni sia la cosa migliore per salvare vite. Le comunicazioni tra il capitano dell'Humanity 1 e il RC di Roma, il comandante della nave umanitaria, affermata a Crotone, era stato autorizzato verso il ricorso a prefetto. E giudice, intanto, l'avvocata dell'ONG, seguita la legge del mare, dice. Poi qui il documento: bisogno del coordinamento di un'emergenza e ecco la trascrizione integrale delle conversazioni via radio. E dopo il caso Cutro, macabre beffe fa discutere la stretta del governo contro i salvataggi. Continuiamo ancora con il quotidiano, adesso parliamo dei temi della sanità, notizie che abbiamo anticipato in prima pagina, numero unico 112, la Calabria al primo avvio. Cerimonia con Tagliani e Piantedosi e la Presidente dell'Europarlamento, messo qui insieme in foto. E qui il numero unico 112, vedete, è ancora la protesta, gli infermieri in piazza, i medici incrociano le braccia, la NAO, migliorare la vita negli ospedali. E poi lo studio Fuga dei pazienti in Calabria 2022 da Profondo Rosso. Questi sono i dati AGENAS sull'emigrazione sanitaria. Economia, il G7 del commercio sarà a luglio in Calabria, l'annuncio del ministro Tajani ieri a Catanzaro, guardiamo a sud. Scelta Villa San Giovanni, diventato luogo simbolo per il governo, a cui vedete Antonio Tajani ieri in Calabria. E poi l'intervista di Luciana De Luca, a i camminiti, sindaca di Villa San Giovanni, al centro del mondo, non ci faremo trovare impreparati. Villa vive un momento di sfida su tutto. A partire dal Ponte sullo stretto. Eccola qui la sindaca Giussi Camminiti è un'intervista un per il quotidiano che vi consiglio di leggere anche perché si parla del Ponte sullo Stretto. Lotta al crimine. Cambiamo argomento. Marinella di isola liberata dopo 30 anni di terrore. Con nuovi arresti, accertata l'esistenza di una nuova andrina. Imponevano la diania e si impossessavano di terreni concessi dall'Arsac ai residenti. Qui intanto Maurizio Pugliese, nel merino, pure un istituto di vigilanza, una delle arrestate beccata in crociera. E ancora dai rituali di, afflia, di, eh, dai rituali di affiliazione in carcere al declino, dopo un caso di stalking, la fine della latitanza del capo beccato su un armadio il blizzi dei carabinieri, proseguiamo, le pagine regionali di Calabria, le infrastrutture in primo piano, Mezzola e il mia colpa su ETS, la Presidente, prima delle leggi dovremmo evitare di dimenticarci di parti dell'Unione. Altro tema, quello delle alleanze alle europee, italiani, siamo europeisti convinti, qui vedete Mezzola e Roberto Chiuto. E poi chi da Roma, Svimez il mezzogiorno, cresce meno del nord, punti sull'energia Giannoia, presidente dello Svimez. Dalla città di Mancina alla città unica Cosenza Paolini, a parte quel decennio il voto diretto ha fallito. La storica elezione del 1993 rievocata dai testimoni di quella stagione. Proseguiamo perché ci occupiamo adesso di quelle che sono le notizie che vanno nel Consiglio regionale della Calabria. Qui Marcello Minenna ieri in Consiglio, Via Libera, DEF e bilancio consolidato. Eletti i garanti per la disabilità e per le vittime di reato. Sulle partecipate l'opposizione reclama riforme. Minenna con noi cambio di passo. E ancora Partito Democratico su DDL Calderoli. Ci date ragione. L'assessore, noi siamo oggettivi. E poi l'iniziativa dalla Regione Voucher di 500 euro per avvicinare i giovani allo sport. A febbraio il primo bando dotazione di 800.000 euro. Regione Antonello Talerico resta in consiglio regionale, ultimo atto in Cassazione, si chiude la Gherelle con Valeria Fedele. E poi banche BCC nasce la Mutua Mediocrati Santumile, si occuperà di assistenza e formazione. Possono aderire soci, clienti e dipendenti. Continuiamo adesso con la cronaca. A Cassano, tagliate le gomme all'auto di Notari Stefano. Intimidazione al presidente del consiglio comunale, immediate intanto le reazioni. E poi a Bovalino, sgominata una banda di latri, misure cautelari per 5, tra gli indagati anche un minorenne. La refurtiva, sgraffignata negli appartamenti, veniva messa in vendita online. Colpi studiati in maniera meticolosa. Il tutto. L'approfondimento per quanto riguarda questa notizia che arriva da Bovalino, è stata sgominata una banda di latri. A Crotone estorsione al patron Rosso Blu, chiesta l'ossoluzione del fratello del boss di Cutro, il processo Lucania-Felix. E proseguiamo sempre con l'interno del quotidiano. A Catanzaro per quanto riguarda le province, l'apertura, i conti non tornano di nuovo. Dopo il dibattito nessun voto in aula viene meno il numero legale. Il PD riconosce i problemi della maggioranza e auspica una riflessione natalizia. Poi si parla di PSC, piano approvato in giunta a soddisfazione di Iemma. Oggi pomeriggio la presentazione agli interessati al piccolo del Politeama. E poi l'avviso istruttori contabili e tecnici al via del concorso del comune. Continuiamo perché ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie per quanto concerne il quotidiano, le pagine di Reggio. Andiamo subito all'interno, approfondiamo questo che riguarda gli incontri, lo anticipavamo nei titoli: confronto sulla sanità. Nella Locri dei focus sulla rete territoriale degli sportelli, degli ospedali e delle case della salute. Il sindaco Falcomatà ha discusso col presidente Occhiuto insieme ad alcuni sindaci. Qui vedete la foto di questo importante incontro con Occhiuto e Falcomatà sulla sanità nell'area metropolitana. Caso Villa Aurora, la difesa della dottoressa Scornienchi ancora. Metro City, il Natale sarà solo per la città. L'affidamento degli eventi alla Sviprore ha escluso il dialogo con i territori. I consiglieri comunali metropolitani lamentano l'uso di risorse destinate a tutta la provincia. Psichiatria OSB promette battaglia. Non daremo tregua fino allo sblocco dei ricoveri. Il sindacato sulle strutture chiuse e ancora. Parliamo di rifiuti. La pagina 23. Montagne di spazzatura su Arghellà. La volontaria Scopelliti, ok, allo studio epidemiologico, ma prima servono fatti. L'ODV Protezione Ambientale, Falcomata promette, ma ancora non riceve i cittadini. Chiudete l'emergenza rifiuti nel quartiere di Arghilla di Reggio, situazione che rimane sempre molto difficile. Poi mostre a Porto Bolaro arrivano i modellini. Continuiamo, convegni il bergamotto come dono dall'NS, il Consorzio di tutela Punta l'attuazione sulle disabilità. ancora per quanto concerne il quotidiano del sud, ci occupiamo di provincia adesso con la cronaca in apertura e allarme topi d'appartamento. Rapinatori seriali attivi in più paesi della piana annoia la cittadina comunque più colpita. Il sindaco De Marzo, festa di San Nicola con poca gente per non lasciare sole le case. Dunque è allarme topi d'appartamento. Diversi furti, soprattutto nel piccolo centro di Hanoia, nella Piana. Palmi Belvedere di Sant'Elia 300.000 euro per il restyling. A Laureana di Borrello. Latri si intrufolano nella guardia medica approfittando dell'assenza del dottore. Forzate due porte, ma niente è stato sottratto alla struttura. Qui la porta danneggiata dai latri. Trasporti coinvolgere tutti i sindaci sulla rigenerazione della Taurenzi, l'associazione Progetto Città della Piana caldeggia il trasporto passeggeri. Andiamo a completare con la pagina 25 Monasterace, ossia boccia all'amministrazione. L'esponente di noi moderati sulla gestione finanziaria, creati e vorageni dimenticando gli impegni con i fornitori come Sorical, Equedit Andrea Ossia e il municipio di Monasterace. A melito Portosalvo riprendere i lavori allo svincolo di Pilati, appello di Ancadic e comitato torrente Oliveto, cantiere fermo e segnaletica notturna assente. Diritto alla casa Caminiti firma la petizione della Sunia Villa e poi per quanto riguarda Brancaleone ecosostenibilità ambientale applicata per far fronte alla tavica carenza idrica, scrive Fabio Belcastro, progetto a Brancaleone Vetus e poi a Villa San Giovanna ancora, ponte la maggioranza mostra la sua vera faccia, il consigliere De Marco parla di incoerenza. Eccolo qui il consigliere. De Marco in foto. La parte conclusiva, come al solito, la dedichiamo tra poco alla pagina di vivo. Nel frattempo, violenza sulle donne abbiamo dati molto preoccupanti a Locri, incontro promosso da Caritas e Libera e Centro Don Milani. Nella Locri, le vittime maltrattate da anni che hanno paura di denunciare, che è un momento dell'incontro che si è svolto al centro pastorale di Locri, a Reziconi, istituzioni e scuola insieme per dire no alla violenza di genere. Gli alunni hanno dato vita a un flash mob in piazza. Bruzzano Zeffirio, momenti di riflessione collettiva in nome delle donne molestate, offese e uccise. Iniziativa dell'istituto commerciale che ha coinvolto gli studenti. A melito, primo approccio con il terreno del Tiberio Evoli messo a disposizione dall'ASPA all'istituto familiare per praticare. Per pratiche tecniche. Dicevamo la pagina di Vibo: Iazzolino chiusa, pischeria, Ennesimo episodio delle sofferenze che colpiscono il sistema sanitario vibonese. E poi la segnalazione via Palac, di nuovo disastrata. Grosse buche per i lavori non conclusi sulla strada, come si vince da questa foto. Comune invece, Città Futura attacca l'assessore Fanelli, Roschetti, consiglieri mai coinvolti negli eventi. E ancora comune bando sport e disabilità dalla regione: 60.000 euro. Scrugli soddisfatta, aveva segnalato il rischio di perderli. Reste sport in chiusura con le calabresi che lavorano in vista delle prossime elezioni e alle prossime ehm, sfide e soprattutto si parla anche già. Di quelle che saranno le prossime sfide di campionato, Juve sempre più sostenibile. un sempre più sostenibile si progetta il futuro tra rinnovo e giovani che scalpitano, e come dicevamo, si è giocato. Ieri la Coppa Italia la Lazio ha vinto 1-0 col Genova. Abbiamo così completato per quanto riguarda le notizie del calcio dilettantistico in promozione il Gerone B, vedete Rosarno cambia ancora, in panchina c'è Megna. Faremo un calcio offensivo, dice il tecnico che è stato già presentato ieri. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava il quotidiano del Sud in coda spazio dunque anche al calcio con la parte centrale della preparazione per le squadre calabresi. Ma anche il prossimo turno di campionato con tante sfide importanti per quanto riguarda il prossimo weekend. 13.30 il nostro TG News con tutte le notizie della giornata e di queste ultime ore. Vi ricordiamo il nostro portale www.telemia.it per essere sempre aggiornati in tempo reale. Situazione meteo: tra poco, e grazie per averci seguiti. L'Edicola Digitale ritorna domani sempre sul nostro canale 76 di Telemia. A tutti voi una buona giornata. Arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Questo programma è presentato da...